Buongiorno Enzo Mazza, presidente della Federazione Industria Musicale Italiana. Buona giornata, presidente, grazie di essere qui con noi a Music Beats Café. Grazie a voi, buongiorno a tutti. Dunque, quando si parla di crisi nel mondo della musica, tutti pensano alla musica dal vivo, all'industria dei concerti, al quale è stato imposto un fermo per le restrizioni da Covid-19, ma in pochi pensano alla discografia. A un mese abbondante dalla dichiarazione del lockdown, qual è lo stato dell'industria discografica italiana? Ma allora, il tema è infatti molto importante in quanto queste sono industrie assolutamente interconnesse oramai anche grazie al digitale. Quindi immaginare che un segmento possa avere delle difficoltà e non immaginare che anche altre ramificazioni della filiera possano subire dei danni, lo dimostra quello che sta accadendo in questi giorni. Chiaramente anche l'industria discografica è in forte difficoltà in questo momento, prima di tutto perché chiaramente la chiusura ha riguardato sì il live, ma anche pensiamo a tutti i retailer di dischi, ai venditori di negozi, di commercianti di CD e vinili che sono sostanzialmente chiusi e quindi abbiamo avuto visto subito percepito un calo di oltre il 70% nel prodotto fisico. Poi lo stesso streaming in questa fase ha avuto un primo momento di forte riduzione dovuto al fatto anche perché è un fenomeno che si consuma prevalentemente in mobilità, quindi l'assenza di mobilità, di trasferimenti di lavoro, andare a scuola o andare semplicemente anche a fare running all'esterno ha prodotto una certa contrazione. In più la mancanza anche di pubblicazioni che per una prima fase ha accompagnato, quindi nuove uscite che ha accompagnato anche la distribuzione discografica, ha visto un calo. Adesso si comincia a vedere una situazione di diciamo ripresa almeno sul fronte dello streaming del numero di stream, però chiaramente questo non compensa tutta la situazione generale che è drammatica. Al di là degli aiuti economici e dei provvedimenti di defiscalizzazione, quali sono le richieste che la filiera discografica vuole fare alle istituzioni? Ma allora sicuramente ci sono aspetti oggi fondamentali che sono quelli riguardanti la liquidità. Moltissime etichette, soprattutto le medio-piccole, sono in sofferenza. C'è il tema tra l'altro dei diritti anche, perché chiaramente essendo fermo non solo il live, ma tutta l'attività di public performance, il danno che si sta accumulando è anche in relazione, per esempio, ai diritti d'autore e ai diritti connessi. Immaginiamo anche la mancanza di una fonte di reddito, di redditività e di ricavi per tutto il settore che rappresenta oramai anche questo segmento. Nella discografia SCF pesa circa il 30%, per fare un esempio. Quindi immaginiamo cosa significa. Le stesse radio che hanno in questo momento anche delle difficoltà a incassare pubblicità dimostrano la situazione che si può avere su tutto il settore. Quindi il primo passo è sicuramente quello legato alla liquidità e probabilmente anche a un intervento a fondo perduto su un mercato e un settore che è molto fragile questo, perché è un settore che lavora sull'investimento e lo sviluppo, la ricerca e sviluppo e è a altissimo rischio. Poi c'è un intervento sicuramente legato all'IVA. Noi volevamo riproporre il tema dell'IVA al 4%, cioè l'equivalente di quella per il libro. Questo è un intervento europeo, però in questo momento, per esempio, anche il commissario alla cultura europeo è a favore di interventi per il settore musicale. Potrebbe essere l'occasione di fare anche questo tipo di intervento. Poi chiaramente il bonus cultura che oggi si applica ai diciottenni potrebbe essere ampliato prevedendolo, ad esempio, forse addirittura a livello di famiglie, proprio per dare un incentivo, questo nella fase chiaramente di riapertura per rilanciare i consumi, oltre a chiaramente al tax credit, a tutte le misure che già abbiamo richiesto. Esatto, perché poi ci sarà una fase 2 anche nel mondo della musica. La fase 2 è molto importante. Io ritengo che la musica non si debba fermare mai, nel senso che bisogna continuare a uscire, a fare pubblicazioni, andare incontro ai consumatori, anche perché abbiamo la grandissima responsabilità in questo momento come settore di tantissimi lavoratori che stanno dietro alla produzione discografica e che hanno bisogno in questo momento disperato di lavorare, di fare le loro attività. Penso a grafici, penso a tecnici, penso a sale, le persone che lavorano in sale di registrazione, non solo ai dipendenti delle case discografiche. Penso a tutto un settore che oggi rischia di fermarsi a fronte anche
del rallentamento della produzione discografica, che invece grazie allo streaming potrebbe continuare in questo momento e cercare anche di tenere viva l'attenzione dei fan. Perfetto, grazie Enzo Mazza, presidente di FIMI, grazie per essere stato ospite Music Biz Café. Grazie ancora. A presto, grazie.